Buonasera, vogliamo mettere a corrente il popolo di Aversa che in questi giorni uscirà un decreto, a noi è già pervenuto, che la Madonna di Casaluce uscirà pochi giorni, 3 o 4 giorni per l'arrivo della Madonna. Dal Consiglio Presbiterale si è deciso questa processione. Noi pensiamo che hanno voluto colpire la processione della Madonna di Casaluce. Noi prima siamo stati più volte da Don Antonio e Sua Eccellenza il Vescovo per dire, sapevamo di questo, per dire Sua Eccellenza siamo disposti ad aggiustare, a disciplinare, a rivedere la processione. Nonostante ciò siamo stati 3-4 volte, come già l'anno scorso, siamo stati con i fuochi d'artifici, il Vescovo non è intervenuto. Sono andati per la loro strada e si è deciso questo decreto. Noi, popolo di Aversa, diciamo iniziando dai portantini, responsabili, comitati che ancora oggi Don Antonio non ha riunito, non ha chiamato, ma bensì è andato a parlare col Vescovo. Noi ci siamo andati. Però, come vi ho detto poc'anzi, il Vescovo ha deciso col Consiglio Presbiterale di limitare fortemente i festeggiamenti. Noi non siamo d'accordo. Vi ripeto, vogliamo fare delle proteste pacifiche, attendo proteste pacifiche, raccoglieremo delle firme, perché onestamente, ma qua ci sono rimaste poche cose. La processione, la fede. Il decreto dice che dobbiamo camminare insieme, ma dove dobbiamo camminare insieme? Cioè, mi sembra che casi deve camminare solo un lato su, solo quello che dicono loro. Noi, vi ripeto, siamo andati là pacificamente dicendo che volevamo aggiustare, rivedere tutto, ma nonostante ciò siamo stati fortemente penalizzati di questa cosa. Ripeto, faremo delle proteste pacifiche. Già abbiamo convocato parte del popolo dove ci daranno delle firme e provvederemo a vedere se questo decreto si può riaggiustare, perché ripeto, qua la fede, noi la fede ce l'abbiamo, ci mettiamo la fede, udiamo, la passione, giornate, perché poi immaginiamo tutti questi vescovi che sono stati prima di questa eccellenza, ma scusate, allora non ci capite, non hanno mai pensato a una cosa del genere, scusate. Perché proprio adesso si fa e si deve intervenire su una processione? E poi ripeto, soggettivamente, con i miei amici del comitato, portantini della Madonna, popolo, abbiamo pensato che si vuole colpire questa processione. Perché anche la comunità di Casaluce, Don Michele è andato a parlare con il Vescovo, ha detto alcune cose che giustamente io non voglio dire perché sarebbe scortese, lui è andato, Don Antonio fa botta, è fermo lì, nella nostra chiesa, nella nostra parrocchia, non va, né un passo avanti, e non basta niente, quando ci andiamo, andate a parlare con il Vescovo. Ma noi adesso con questo decreto ci ritroviamo, la Madonna 3 giorni più l'arrivo, e onestamente noi non siamo contenti, ma veramente non siamo contenti. Ripeto, abbiamo parlato con il popolo, con i ragazzi e tutti, faremo delle proteste pacifiche, attenzione, niente diciamo di casino, niente di iniziativa di proprio, ma proteste perché non siamo contenti di questo decreto. Io vorrei che questa cosa arrivasse subito al Vescovo e di dovere. Punto, basta, perché noi seguiremo la nostra strada, quello che abbiamo intrapreso, firme e ci stiamo organizzando, lo faremo. Però vi ripeto, e ci tengo a sottolineare con gli miei amici che stanno qua, pacifiche. Non vogliamo niente di straordinario, vogliamo solo la processione di 7 giorni come l'abbiamo sempre fatto. La processione come è sempre stata, non si deve cambiare, da tanti secoli scompare questa cosa. Cioè, è una tradizione. In 7 giorni non ci viene toccato.